Noi no. Guarda, vabbè, ci sarebbe qui, però dice non so se è il caso. No, vabbè, di Anthony. Si ricorda. Sì, lo conosco. Anche solo per un saluto, dai. Cioè, non so se come pensavi che sarebbe andata figlia, però sei entrata nella scuola. Ah, guarda, ti dirò. Innanzitutto non pensavo nemmeno di entrare. Era 3 anni che ci provavo e quando quest'anno sono andata a fare i provini è stato grazie a mio padre che mi ci ha spinto proprio, perché altrimenti forse non ci sarei nemmeno andata. O meglio, sarei andata all'ultimo giorno. Però mi ha spinto, ho fatto i provini con più, diciamo, scioltezza, sono stata me stessa, non ho avuto bisogno di fare chissà che acrobazia quest'anno. E infatti mi hanno passato direttamente al terzo provino e poi ho fatto gli altri provini insieme agli altri ragazzi e il 20 ottobre sento fare, sento dire, Cassandra De Rosa. Io non l'avevo nemmeno sentito perché ero distratta. E accanto a me c'era Carolina, una mia carissima amica a cui, alla quale quest'anno auguro di entrare perché veramente se lo merita. 10 anni. E niente, lei mi disse, Cassi, ti hanno chiamato, Cassi, sei te, è il tuo nome. Allora io vado al centro, non capisco ancora niente, come al solito. A un certo punto vedo sul tabellone Cassandra De Rosa, cantante. Allora io è stata un'emozione grandissima, anche perché... Cassi. Anche perché era fuori diretta e quindi i miei familiari non lo potevano sapere. Quando sono uscita la prima persona che ha chiamato è stato mio padre. Scusate, ma parlo sempre di lui perché è l'unica persona che ha creduto in me all'inizio. Mi devo tutto questo, glielo devo. E quindi niente, questa è l'entrata. Il mio percorso e sono arrivata ad un punto che proprio non mi immaginavo. E a casa quando tornavo il sabato vedevo tutti voi sui fori, dicevo oddio guarda lì, adesso ho anche il cioè gli amici lo guardavo anch'io, capito? Quindi potevo essere anch'io fan di qualcuno, ma è un'emozione troppo strana, complicata da spiegare. Però vi ringrazio. Perché oggi molti sono venuti fuori dall'Italia oltre che dalla Asia. E quindi grazie veramente. Fuori dall'Italia! Fuori dall'Italia! Ragazzi, sto diventando internazionale. Ormai penso in grande. Brava, brava. Grazie. Io mi avvicino per do la parola al nostro conduttore, giustamente. Senza prima però aver scatenato un applauso per Cassandra. Grazie. Allora Cassandra, mentre prepari.